Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Voglio ringraziarvi perché siete sempre di più che mi seguite, quindi grazie. E adesso vi voglio raccontare una cosa che sinceramente mi è successa e vorrei condividerla con voi. Più che altro condividerla perché è una cosa che ha fatto arrabbiare non soltanto me, ma tutte le persone che purtroppo hanno i propri congiunti fuori regione. Quindi questa cosa fa imbestialire tutti quanti. Per chi non lo sapesse, perché magari è nuovo, io vengo dall'Abruzzo, quindi sono abruzzese, sono nata qua, ho sempre vissuto qua, quindi e continuo a vivere qua. Praticamente in Abruzzo non è paragonabile alla Lombardia, lì proprio c'è stato un massacro, però in Abruzzo noi abruzzesi eravamo abituati ad avere fino a 100 casi ogni giorno. Mi ricordo il periodo di marzo-aprile. Fu terribile, proprio terribile, c'erano un sacco di casi. Poi pochi guariti, soprattutto. Cioè, sembrava questa cosa che non finisse più. Praticamente, quando stavamo tutti in quarantena, che non potevi fare a momenti neanche la spesa più, cioè nel senso che dovevi andare al supermercato più vicino, anche se questo supermercato era il più costoso della zona. Purtroppo era così, quindi veramente è stato terribile. C'erano certe persone che si lamentavano del fatto che non potevano riabbracciare i loro cari, quindi i loro fidanzati, le loro fidanzate, genitori, figli, magari vivevano nella stessa città ma stavano in zone completamente diverse, quindi non si potevano vedere. Poi è successo che il 4 di maggio hanno cominciato a riaprire e queste persone erano tutte felici, felici perché finalmente potevano riabbracciare i loro cari, i loro fidanzati, i loro nonni, i loro nipoti, quello che è. Felici, finalmente era tutto finito. Certo, per andare in un paesino vicino ci voleva sempre l'autocertificazione, quello sì. Poi è successo che arriva il 18 maggio, un altro passo in avanti, era il 18 credo, il 19, vabbè, non mi ricordo, più o meno in quel periodo lì, nuovo decreto. Si può viaggiare liberamente all'interno della propria regione, ma non si può varcare il confine. Quindi in teoria io avrei potuto farmi 200 km dentro l'Abruzzo per andare a trovare lo zio dello zio, per dire, però non potevo fare, che ne so, 80 km per andare dal mio fidanzato, perché stava in una regione completamente diversa. Per chi non lo sapesse, il mio fidanzato è molisano. Ieri in Abruzzo, diciamo così, ha avuto 3 nuovi casi. Ma in Abruzzo, si sa, la linea non può essere sempre quella. Ci sono degli alti, dei bassi. Si sa, è così per tutte le cose. In Abruzzo noi eravamo abituati, appunto, come vi ho detto, ad avere 100 casi al giorno. Mo 3 nuovi casi non sono niente. Certo, bisogna vedere anche su quanti tamponi, però alla fine non sono niente. A maggior ragione che non sono casi gravi, perché non hanno parlato di questi casi come ricoveri in terapia intensiva, no. Semplicemente che sono risultati positivi. E che mo' di questi tempi basta che c'è un po' di febbre e già ti viene il dubbio che può essere positivo, per dire. E io vedo che questa cosa si sta trasformando in una banalissima influenza. Io mi auguro che continui veramente così, perché parlano di una seconda ondata verso ottobre-novembre, ma io non ci voglio credere, perché vorrei che ne uscissimo al più presto, cioè vorrei tornare alla normalità, ma penso che ognuno di noi lo voglia, quindi non è che sono l'unica. Detto questo, ieri ho trovato dei commenti tipo da parte di gente ignorante: "Eh, ma dobbiamo richiudere subito le regioni", senza sapere che qua il vero problema non è richiudere le regioni, ma sono le riunioni notturne. Cioè, se la curva dei contagi dovesse risalire,
Adesso per adesso è stabile, cioè, e si va sempre migliorando, però supponiamo che dovesse risalire, che alla fine c'hanno ragione queste persone, non è il problema richiudere le regioni, ma il problema è la gente che non rispetta le regole, perché se, per esempio, che ne so, io vado, mettiamo in un posto super affollato, mi incontro con gli amici, magari non porto neanche la mascherina, un abbraccino di qua, un bacino di là. Alla fine ci contagiamo tutti quanti. Questo è quello che si vede almeno a Chieti, nella città dove vivo. Quindi il vero problema non è richiudere le regioni. Per me, chi lo dice, mi dispiace a dirlo, però per me è razzista. È razzista perché il razzismo non è soltanto non poter vedere le persone, come dire, straniere, ma il razzismo è anche non poter vedere una persona soltanto perché è di un'altra città. Cioè, magari è sempre italiano, però è di un'altra città. È italiano, però appartiene a un'altra regione. Cioè, così facendo, io veramente facevo parte di un gruppo che non dirò il nome, però, di questo gruppo, in cui ho visto persone italiane, venire a dire tutti quanti, noi siamo migliori di tutti quanti, mettiamo uno del Trentino, facciamo un'ipotesi. Perché noi abbiamo le montagne, poi se ne usciva uno della Puglia, noi siamo migliori, altro che quelli di su, perché noi abbiamo tutto mare. E poi se ne usciva un altro, quello della Sardegna, no, noi siamo migliori perché abbiamo quello, se ne usciva un altro dell'Abruzzo, noi siamo i migliori perché in Abruzzo abbiamo tutto, abbiamo sia la montagna che il mare. Io veramente ho visto un'Italia distrutta. Distrutta, formata da tanti piccoli stati. Ma che cavolo, ma siamo tutti italiani, dai. Veramente, a me, quando vedo queste cose, veramente mi si spezza il cuore. Io infatti ho pure risposto a queste persone, perché secondo me questa è ignoranza pura. Perché non possono venire a dire chiudete le regioni. Perché alla fine io posso andare, io, per dire, qualunque persona. Dal mio fidanzato, con tutte le precauzioni di questo mondo, e non mi contagio. Io, sempre io, mettiamo. Posso andare, che ne so, a fare una festa con 50 persone in un ambiente molto piccolo e ristretto e succede quello che non deve succedere. Magari questa festa si tiene a Chieti, per dire che il vero problema qua non è chiudere regioni. E io veramente, cioè, mi dispiace che devono succedere sempre queste cose. A stare a dire, ogni regione deve stare a dire noi siamo meglio perché, ma non esiste meglio o peggio. Quelli del Trentino c'hanno le montagne, è vero, però non è che sono meglio di quelli che c'hanno il mare o sono meglio di noi abruzzesi che ci abbiamo tutto, perché ogni posto dell'Italia è bello, anzi ogni posto del mondo, anzi io mi auguro che una volta che sarà finita questa porcheria, torneremo veramente a viaggiare, ma lo faremo meglio di prima. Poi io un appello lo vorrei fare, conclusione di questo video, che è un po' troppo comodo, cioè, parlare quando si hanno gli affetti vicino, perché queste persone in realtà prima si stavano a lamentare, no? Quando non si poteva appunto viaggiare, che non potevano rivedere i propri cari. Poi da quando hanno riaperto, tra virgolette, i comuni, allora, lasciassero le regioni chiuse, come se ci fossero congiunti di serie A e congiunti di serie B. Mi dispiace, ma non è così che funziona, perché anche noi congiunti di serie B abbiamo il diritto di essere felici, di poter rivedere i nostri cari e tutto. Perché io, per esempio, ho visto che sì, va bene, adesso hanno riaperto i confini, però parecchie persone non riescono ancora a rivedere i propri cari perché magari non ci sono i mezzi sufficienti, perché magari lavorano, quindi non hanno tempo per le ferie ed è anche brutto così, no? Io sono una di quelle che non ancora rivedo il mio fidanzato. Infatti io appena lo rivedo, cioè il giorno che lo rivedo, penso che uscirà un video su questo canale perché sarà una cosa storica che vorrei condividere con voi, ma vorrei condividerla
Vorrei anche fare un altro video a parte condividendo la storia di molti congiunti fuori regione, perché anche noi, cioè essere paragonati a dei semplici turisti veramente. Poi se ne escono pure queste persone con richiudete tutto, c'è un po' di rispetto anche per chi ha dovuto subire le pene dell'inferno per poter rivedere i propri congiunti quando invece loro hanno avuto tutto e subito, cioè non lo so io. Vabbè, comunque per questo video è tutto, ci rivediamo alla prossima.